Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Leonardo Bonucci, 2-1 per la Juventus, il derby della Mole è ancora una volta bianco-nero, una vittoria clamorosa all'Allianz Stadium in rimonta negli ultimi 15 minuti, prima il colpo di testa di Weston McKennie e poi quello di Leonardo Bonucci, due assist di Cuadrado, un gol annullato a Juan Cuadrado nel corso del secondo tempo, una vittoria clamorosa, importantissima, ma una partita giocata veramente molto mai dall'11 bianconero dopo la vittoria in Champions League contro la Dinamo Kiev, altra vittoria. Adesso testa al Camp Nou, testa ai Blaugrana per l'ultima partita del girone di Champions, che vale anche il primato del raggruppamento. Però ragazzi, quest'oggi abbiamo giocato veramente in maniera bruttissima, bruttissima. Poche verticalizzazioni, poco gioco, poco nulla. Mancava Morata, si è vista l'assenza di Alvaro Morata davanti, malissimo Dybala, malissimo anche Ronaldo. È stata una partita sofferta. Siamo andati sotto subito con gol di Nonkulu al nono minuto. È stato un derby difficilissimo, un derby veramente e giocato con poca cattiveria dalla squadra di Andrea Pirlo. Peccato, peccato, ma alla fine Weston McKennie, il cambio che non ti aspetti, il colpo di testa del centrocampista americano entrato nella ripresa, e poi quello di Leonardo Bonucci al minuto numero 89, come Andrea Pirlo, come Juan Cuadrado nel 2014 e nel 2015, la Juventus batte il Torino all'ultimo respiro. Sono tre punti fondamentali, sono tre punti che serviranno per il percorso, che serviranno durante la stagione e che alla fine delle 38 giornate potranno anche pesare per quanto riguarda il discorso scudetto. Juventus che in questo momento si porta al secondo posto, quota 20 punti, a meno 3 dal Milan, a più 2 sull'Inter, mette pressione proprio nei nerazzurri che giocheranno tra pochi minuti a San Siro contro la Bologna. Erano tre punti che servivano, erano tre punti fondamentali. Invece per il Torino è una vera e propria mazzata, perché dopo aver dominato una gara, ma proprio dominata dal punto di vista difensivo, non aver sofferto nulla. La prima chance della Juventus è quel tiro di Chiesa sulla verticalizzazione di Dybala, grande risposta di Sirigu, e da quel corner nascerà il gol del pareggio di Weston McKennie. E poi comunque ancora una volta una bella azione prolungata e il colpo di testa vincente di Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci, Leonardo Bonucci. Sono tre punti veramente clamorosi. Sono tre punti voluti nella finale. E anche senza Dybala, e anche senza Ronaldo, alla fine la Juventus ce l'ha fatta. Sono tre punti che, ripeto ancora una volta, serviranno per il percorso di crescita di una squadra in enorme difficoltà. Non si può assolutamente non sottolineare la bruttissima prova per 75 minuti, zero tiri in porta, una sofferenza anche perenne, perché in contropiede con il Gallo Belotti, che prestazione del Gallo oggi, veramente uno degli uomini in più dei Granata di Marco Giampaolo, ancora una beffa per il maestro ex Milan, che quest'oggi comunque ha dimostrato di essere una delle squadre comunque più sfortunate in questo inizio di stagione, perché il Torino ha giocato e è passato in vantaggio anche un po' in maniera fortunata, perché c'è stato quel contrasto in area tra Meite e Bentancur, lesto Nonkulu, che poi ha battuto Szczęsny per il gol del vantaggio. E poi comunque la grande chance a fine primo tempo sul cross di Ansaldi, la mezza rovesciata, la sforbiciata di Belotti fuori di pochissimo, quindi comunque un Torino intraprendente all'Allianz Stadium contro una Juventus in bambola totale. Ma alla fine Weston McKennie e Leonardo Bonucci la risolvono e ci fanno veramente godere, perché questa è una vittoria clamorosa, come quella del 2014 con il gol di Andrea Pirlo al 93esimo, come quella del 2015 col gol di Juan Cuadrado. Alla fine la Juventus vince il derby della Mole.